Cari amici di Itinerari Agroalimentari d'Italia, una nuova puntata. Benvenuti a tutti gli amici dalla città dei Sassi, da Matera, la capitale europea della cultura. Io vi ringrazio tanto, siete sempre più numerosi. Nel nostro tour siamo ancora in Basilicata, nella favolosa e incantevole Matera, e siamo in un ristorante pizzeria. Come si suol dire, al bacio. Siamo nel ristorante pizzeria Peccati di Gola, dove la nuova gestione vi presenterà dei piatti tipici di elevata qualità, curati con maestria. Ma intanto, prima di andare subito a presentare i piatti, vado subito a presentarvi il titolare, un gentile amico che naturalmente si è messo a nostra disposizione sin da quando siamo arrivati con la nostra gruppo di itinerari agroalimentari. Ecco qui, chiamo qui Gianluca Pontrelli per Itinerari Agroalimentari d'Italia. Benvenuto Gianluca. Buonasera, sono Gianluca, il proprietario. Gianluca carissimo, allora, proprietario e soprattutto cultore della gastronomia, soltanto sì. Alcuni piatti qui che presenteremo tra poco. Ma prima di parlare di questi piatti, già mi viene l'acquolina in bocca. Gianluca, allora, quando nasce questa, quando è aperto questa nuova attività, pizzeria, ristorante Peccati di Gola? Ho aperto a marzo, ho intrapreso questo lavoro per dimostrare dei piatti tipici della Lucania. E non solo Gianluca, ma Gianluca è modesto, cari amici. Qui ci sono degli antipasti, dei primi, dei secondi, dei contorni di elevata qualità con ottimi vini. E poi, Dulcis in Fundo, abbiamo anche una pizzeria ad hoc? Sì, una pizzeria ad hoc con un mio amico pizzaiolo, molto in gamba. Che Salvatore, che tra poco vi presenteremo, Salvatore Galtieri, che sta già preparando delle pizze, cari amici. Possiamo andare in onda? Sì, allora ci diamo un attimo di più di pausa, diamo la linea alla regia. Grazie. Tesoro, ho risolto il problema del nostro tempo libero e delle nostre vacanze. Davvero? Come hai fatto? Mi hanno consigliato la guida turistica ed enogastronomica www.girovagandoinitalia.com ed ho subito trovato quello che cercavo. Tanti itinerari turistici, hotels, ristoranti, agriturismi ed un elenco dettagliato di prodotti tipici e ricette delle regioni italiane. Come hai detto che si chiama? www.girovagandoinitalia.com, la guida che promuove le regioni italiane. Cari amici, bentornati alla nuova unità dell'itinerario agroalimentare d'Italia. Siamo qui a Matera, e con me ho già conosciuto poco fa il titolare Gianluca Pontrelli, e lo richiameremo per darci qualche altra curiosità delle sue specialità gastronomiche. Vicino a me Antonella. Piacere, Antonella. E poi qui Beatrice, buonasera a tutti. A presentare gli antipasti del ristorante. Da polpette di pane al sugo con foglie di basilico servite calde. Poi passiamo un antipasto fave e cicorie servite con pane bruschettato. Molto bene Antonella, poi qualche piccola decorazione e poi abbiamo del provolone ubriaco aromatizzato al vino e del salame casereccio, come potete ben notare. Mi stai facendo vedere l'acquolina bocca per la miseria. Guardate cari amici, guardate che specialità, naturalmente preparate con prodotti artigianali e con maestria. È vero che qui nel ristorante Peccati di Gola voi ci mettete tanto cuore e passione, Antonella? Moltissimo. Tutti i giorni affrontiamo nuove sfide anche con noi stessi, perché ci vogliamo immettere in questo lavoro proprio per far capire alla gente e far provare prodotti tipici e far capire alla gente soprattutto che sono prodotti di qualità a prezzo. Molto interessanti, ma vi lasceremo scoprire, cari amici, all'ascolto. Antonella, proseguiamo con i primi.
Vi presento cavatelli, funghi, cardoncelli e salsiccia. E come secondo primo abbiamo dei ravioli ripieni con crema di limone e ricotta, saltati con salsiccia e crema di zucca. E... Delizia, Antonella, mi stai facendo venire l'acquolina in bocca. Bella miseria, guarda, qualcosa di eccellente, guardate che tipicità. Ma non è finita qui, a risentirci tra poco. Tesoro, ho risolto il problema del nostro tempo libero e delle nostre vacanze. Davvero? Come hai fatto? Mi hanno consigliato la guida turistica ed enogastronomica www.girovagandoinitalia.com ed ho subito trovato quello che cercavo. Tanti itinerari turistici, hotels, ristoranti, agriturismi ed un elenco dettagliato di prodotti tipici e ricette delle regioni italiane. Come hai detto che si chiama? www.girovagandoinitalia.com, la guida che promuove le regioni italiane. Cari amici, guardate qui da ristorante Peccati di Gola, qui stiamo per metterci a tavola, ma prima di presentare quest'altro piatto vi dico che qui si respirano dei profumi, degli aromi di gastronomia di qualità. Ne parliamo subito con Beatrice. Tieni il piatto, cara Beatrice. Insieme a Antonella fanno parte del servizio del ristorante Peccati di Gola. Presentiamo questo piatto. Prima di tutto, benvenuta Beatrice Tinare Clementari. Grazie. Vi presento il piatto come secondo, gamberoni argentini alla piastra. Una tagliata di entrecotte con rucola e grana. Poi, dopo il secondo, cosa c'è Beatrice? Andiamo ai dolci. Solo qualche proposta. E infine abbiamo dei dolci fatti da noi, cheesecake in questo caso alla mano. I gusti? Sì. E il tiramisù? Bravissima Beatrice, e naturalmente sono il team con Gianluca, Beatrice, Antonella, tra poco arriverà il pizzaiolo e il team del ristorante Peccati di Gola, cari amici. Do la linea alla regia. Tesoro, ho risolto il problema del nostro tempo libero e delle nostre vacanze. Davvero? Come hai fatto? Mi hanno consigliato la guida turistica ed enogastronomica www.girovagandoinitalia.com ed ho subito trovato quello che cercavo. Tanti itinerari turistici, hotels, ristoranti, agriturismi ed un elenco dettagliato di prodotti tipici e ricette delle regioni italiane. Come hai detto che si chiama? www.girovagandoinitalia.com, la guida che promuove le regioni italiane. Cari amici, ritornati qui nella pizzeria ristorante Peccati di Gola a Matera. Concludiamo questa puntata, noi non vediamo l'ora con la nostra dolce metterci a tavola. Dulcis in fundo, ristorante, pizzeria. È il piacere di presentare l'itinerario dell'Orientale d'Italia, il pizzaiolo della pizzeria Peccati di Gola, Salvatore Galtieri. Salvatore Galtieri, presentiamo queste pizze eccellenti, queste specialità che vai a presentare, ma prima di parlare delle pizze parliamo dell'impasto. È un impasto a lunga lievitazione, portiamo l'impasto a 48 ore di lievitazione. Ottimo. Utilizziamo una farina di tipo 1 macinata a pietra, ricca di principi nutritivi, con parecchie proprietà di vitamine, fibre e sali minerali. Ha un sapore abbastanza forte e deciso, è un prodotto con colore... Ci hai convinto. Allora, presentiamo agli amici itinerari alimentari d'Italia la pizza specialità chiamata... La vellutata. La vellutata, ce la descrivi Salvatore? È una pizza con crema di ricotta con salmone, mozzarella, zucchine e pomodorini. Molto bene Salvatore. Invece la pizza prodotta da Salvatore la facciamo presentare al titolare dell'altra pizza, come si chiama Gianluca? La pizza Sassi. Pizza Sassi, non potete citare Sassi, la pizza Sassi. Ce la descrivi? Sì, questa viene fatta con mozzarella, rape, salsiccia e peperoni cruschi. Signori,
Che delizie! Prodotti casereccio. Con prodotti tipici della miglior gastronomia locale, aggiunge l'amico Salvatore. Signori, io a questo punto vi invito qui in Abbatiere, in via La Martella, al ristorante Pizzeria Peccadicola per degustare queste autentiche bontà. Nino Vitelli vi dà appuntamento con la nostra troupe e con gli amici di Peccadicola alla prossima puntata. A tutti, ciao! Tesoro, ho risolto il problema del nostro tempo libero e delle nostre vacanze. Davvero? Come hai fatto? Mi hanno consigliato la guida turistica ed enogastronomica www.girovagandoinitalia.com ed ho subito trovato quello che cercavo, tanti itinerari turistici, hotels, ristoranti, agriturismi ed un elenco dettagliato di prodotti tipici e ricette delle regioni italiane. Come hai detto che si chiama? www.girovagandoinitalia.com, la guida che promuove le regioni italiane.